E ora la politica agricola, parliamo di legge finanziaria 2021, quali sono i provvedimenti che interessano in particolare il settore primario? La legge finanziaria 2021 contiene una serie di provvedimenti che interessano il settore agricolo, tra i quali l'esenzione IRPEF per i titolari di azienda agricola per i redditi domenicale e agrari, la decontribuzione per i giovani sotto i 40 anni dei contributi previdenziali, la riduzione dell'aliquota IVA per la preparazione dei piatti pronti, un provvedimento che interessa gli agriturismi che hanno avviato il servizio di delivery, la consegna a domicilio, la proroga del bonus verde, il rifinanziamento del fondo Donne in Campo. Ci sono novità positive anche per il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali. Tutto questo e molto altro lo spiega il responsabile fiscale Coldiretti, Torino e Piemonte. A commento della legge finanziaria di quest'anno, 2021, parliamo fondamentalmente dei provvedimenti che hanno interessato maggiormente il settore agricolo. In particolare, possiamo annoverare l'esenzione IRPEF prevista per i titolari di aziende agricole, nonché i soci di società semplici, aventi appunto posizione previdenziale agricola attiva, che potranno usufruire, come negli anni passati e così dal 2016, della totale esenzione IRPEF sia per i redditi agrari che per i redditi domenicali. Altra importante iniziativa ottenuta, anche grazie all'azione dei Coldiretti, è quella che riguarda fondamentalmente la decontribuzione per i giovani sotto i 40 anni dei contributi previdenziali. Sarà così fondamentalmente per le iniziative imprenditoriali agricole avviate sia per il 2021 che per avviate nel 2021, la decontribuzione sarà sia per il 2021 che per il 2022, quindi per ben 2 anni. Poi un'altra importante iniziativa normativa è la riduzione delle aliquote IVA per i piatti pronti. In ottica appunto di delivery non ci sarà appunto l'applicazione di un'aliquota in base appunto al prodotto, ma ci sarà un'aliquota fissa del 10%, un po' come avviene con la somministrazione. Questa chiaramente è un'iniziativa normativa che va a estremo vantaggio del settore agrituristico, particolarmente colpito appunto dalla crisi, dalla pandemia Covid. Poi abbiamo da annoverare sicuramente per quanto riguarda l'ambito della manutenzione del verde e la conferma del bonus verde, che quindi verrà prorogato almeno per tutto il 2021, secondo appunto le modalità degli anni precedenti, quindi massima spesa prevista sempre di 5.000. Con detrazione fiscale massima consentita per il contribuente pari al 36% in 10 anni. Altra iniziativa che riguarda appunto il settore agricolo, nello specifico le donne, è il rifinanziamento dell'imprenditoria femminile in ambito agricolo, la cosiddetta iniziativa di rifinanziamento fondo Donne in Campo. Anche in questo caso torniamo ad occuparci di burocrazia dedicata all'agricoltura e quali sono i nuovi provvedimenti della legge finanziaria 2021 per il settore agricolo. Altra importante questione che può essere appunto, che merita sicuramente menzione, sono le novità introdotte dal legislatore in tema di credito d'imposta dei beni strumentali. Come ben sappiamo, già nel 2020 era stata introdotta una norma che dava la possibilità alle imprese agricole di poter ottenere un credito di imposta sull'acquisto dei beni strumentali. Qualora questi beni strumentali avessero le caratteristiche specifiche dell'industria 4.0, quindi avessero un certo grado di automazione e quant'altro, c'era la possibilità da parte delle imprese di ottenere questo credito di imposta pari al 40% del valore imponibile dell'investimento. Questa misura, diciamo, è stata confermata anche per il 2021,
Nello specifico, diciamo, l'elemento di differenziazione rispetto al 2020 sta nel fatto che per quanto riguarda i beni aventi caratteristica Industria 4.0, l'aliquota del credito d'imposta è stata innalzata al 50%, mentre per tutti gli altri beni, per i beni appunto non aventi tali caratteristiche, l'aliquota passa dal 6 al 10%. L'altro elemento di differenziazione consiste nel fatto che il credito d'imposta può anche, si può incominciare ad utilizzarlo rispetto invece a quanto previsto nel 2020, dall'anno stesso dell'avvenuta interconnessione. Quindi, diciamo, c'è questo vantaggio, cioè si guadagna un anno rispetto al 2020. Altro invece su quelli che non sono industria 4.0, cioè su quelli per i quali si va a applicare l'aliquota del 10% di credito d'imposta, c'è proprio la possibilità di utilizzare il credito d'imposta già direttamente e interamente dall'anno appunto della messa in funzione dell'investimento. Altra importante, sempre rimanendo in tema di crediti beni strumentali, e sono le recentissime precisazioni che sono state date anche dall'Agenzia delle Entrate, nello specifico il 28 gennaio, nel Telefisco, dove è stato appunto precisato che il credito d'imposta può essere, per quelle imprese che non lo utilizzano interamente, c'è la possibilità di poterlo rinviare per la parte non utilizzata nell'anno successivo. Quindi, diciamo, c'è un meccanismo di riportabilità che poi chiaramente dovrà essere ben evidenziato e spiegato dalla stessa Agenzia delle Entrate nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi. Però già è importante che siano già state date le rassicurazioni in tal senso. Così come vale la pena, sempre rimanendo in tema, accennare al fatto che comunque il credito d'imposta può anche essere, diciamo, assegnato in una logica di trasparenza anche ai soci di società semplici agricole. Queste aperture da parte dell'Agenzia delle Entrate ovviamente sono frutto anche dell'azione mossa da parte della Coldiretti nell'interfacciarsi evidentemente in modo ottimale con le istituzioni, ma diciamo, un traguardo che comunque ci siamo dati a livello di organizzazione, sempre rimanendo in tema di credito di imposta dei beni strumentali, è sicuramente la cessione del credito, che attualmente non è assolutamente possibile mettere in piedi come meccanismo, però potrebbe essere un importante strumento a favore delle aziende agricole. Da quello che mi risulta, Coldiretti sta muovendo tantissimo in questa direzione.